ETG più Today, buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento della mattina. Staremo insieme fino alle 11.30. Come sempre la possibilità di intervenire in diretta attraverso appunto messaggi sui canali social WhatsApp e le chiamate in studio per tentare di rispondere a dubbi, domande, questioni su quelle che sono le principali tematiche del momento. Oggi, questa mattina, la nostra finestra sulla Lombardia si aprirà a Bergamo con la nostra Elisa Santamaria che ci porterà a conoscere la manifestazione, il progetto Forme, Bergamo capitale europea del formaggio. Scopriremo appunto in questo viaggio virtuale quelle che sono le eccellenze casearie del territorio lombardo grazie alla nostra Elisa. E ancora come sempre la rassegna stampa, le principali tematiche della giornata, ovviamente un occhio particolare all'attualità con il dibattito politico e non solo che sta imperversando in questi ultimi giorni sull'obbligo del Green Pass che dal 15 ottobre scorso è stato esteso anche al mondo del lavoro. E ancora un focus particolare sulle scuole, in particolare sulla situazione che interessa la provincia di Como, il territorio comasco. Avremo collegato con noi il preside del liceo Volta di Como, Angelo Valtorta, perché dal prossimo lunedì 25 ottobre è stato annullato il doppio turno d'ingresso per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori. Si entrerà tutti in un unico orario, ovvero alle 8. Quindi vediamo quali sono le mosse messe in campo appunto dagli istituti per tentare di evitare sovraffollamenti e quindi le condizioni necessarie per fare in modo appunto che avvenga il tutto in sicurezza. Vedo già collegata con noi da Bergamo la nostra Elisa. Allora iniziamo insieme questo viaggio, come ho detto, per scoprire le eccellenze legate appunto al mondo del formaggio lombardo. Buongiorno Elisa. Buongiorno Vittoria e buongiorno agli amici di ETG Today. Siamo in Città Alta, a Bergamo. Con me c'è il presidente del progetto Forme, Francesco Maroni, perché oltre a essere una manifestazione dedicata all'arte casearia, si tratta di un vero e proprio percorso per preservare questa meravigliosa tradizione. Sì, il progetto Forme è un'iniziativa che abbiamo iniziato nel 2015 con Expo e l'obiettivo era quello di valorizzare questa tradizione millenaria che a Bergamo affonda le radici nei secoli, soprattutto nelle vallate e nelle province dove per effetto di transumanza sono coinvolte anche le grandi pianure orobiche. Il progetto Forme ha appunto come obiettivo quello di parlare appunto di un primato che porta Bergamo a avere 9 DOP nella propria area di produzione, ma in realtà non vuole parlare dei formaggi bergamaschi a Bergamo, ma vuole essere un progetto inclusivo dell'intero settore lattiero caseario italiano. Il territorio sin da subito ha sempre risposto con grande entusiasmo, dando la possibilità ai formaggi di presentarsi nelle piazze, nelle location più autorevoli della città, e questo è quello che dal nostro punto di vista i prodotti eccellenti dell'enogastronomia italiana devono poter esprimere. Forme, alla sesta edizione, dopo un tentennamento dovuto al Covid in questi anni ha rallentato quello che è il nostro cuore pulsante, cioè vuol dire presentarsi al pubblico e presentare le nostre eccellenze, si ripresenta in Piazza Vecchia, nel Palazzo della Ragione e una piazza meravigliosa che è il cuore pulsante della Città Alta. Cominciamo il venerdì mattina con una serie di convegni molto prestigiosi e importanti e che si terranno nel Monastero d'Astino, che è un monastero ai piedi della Città Alta, nella Valle della Biodiversità. Due appuntamenti molto importanti, di cui uno è il venerdì mattina si celebrano i 70 anni della firma del protocollo di Stresa, che è la carta madre su cui sono partiti tutti i consorzi DOP italiani, e AFIDOP, che è l'associazione nazionale di tutti i formaggi di consorzi DOP italiani, celebra questo momento importante. Nel pomeriggio, sempre ad Astino, avremo un summit che è partito l'anno scorso, in un momento delicatissimo, ma abbiamo avuto la forza, il Comune di Bergamo ha avuto la forza di
portare a Bergamo le istanze di una ventina di città creative di gastronomia del mondo, per sviluppare appunto questo summit dove si guarda al futuro. E infatti il tema di quest'anno è Remember the Future, dunque ricordiamoci che le nostre passioni, la nostra gastronomia e il futuro dell'alimentazione è molto importante. Con una propensione internazionale proietta Bergamo e la nostra dimensione in un ambito veramente ad altissimo profilo istituzionale. Il sabato e la domenica verranno aperti i momenti per il pubblico, appunto in Piazza Vecchia, dove in tre location prestigiosissime, una è appunto il loggiato del Palazzo della Ragione, l'altra è il Palazzo Terzi, un palazzo nobiliare meraviglioso al cospetto del Duomo della Città Alta, e la Sala dei Giuristi, che è appunto proprio una sala meravigliosa ubicata nella stessa area del Palazzo della Ragione. Ci saranno nella Piazza Vecchia un'esposizione di produttori delle Cheese Valleys. La piazza l'abbiamo rinominata Piazza Mercato del Formaggio, dunque il pubblico potrà conoscere e trovare le grandi produzioni orobiche delle Cheese Valleys, questo compendio di 170 comuni condiviso tra tre province che rappresentano le orobie nella sua montagna. Nella Sala dei Giuristi ci saranno tutta una serie di incontri molto, molto particolari, di esperienze e racconti di aziende e realtà sia dei nostri territori ma anche internazionali. E a Palazzo Terzi, questa location strepitosa che domina sulla città bassa partendo dalla città alta, abbiamo sviluppato tutta una serie di Cheese Labs, che sono delle masterclass dove il pubblico, in abbinamento con i grandi vini lombardi e altre chicche veramente molto particolari, avranno la possibilità di degustare, accompagnati da maître fromager e sommelier, le grandi specialità latino-casearie dei nostri territori. Presidente, ci ha fatto una panoramica completa e perfetta di questi intensi giorni dedicati all'arte casearia. Sarà dunque possibile anche assaggiare i formaggi. Quanti saranno gli espositori presenti? Allora, qui saranno presenti circa 30 formaggi DOP nazionali in forma espositiva, e la Piazza Mercato del Formaggio presenterà circa una decina di produttori dell'arco delle orobie. Normalmente nelle edizioni passate avevamo possibilità di esporre molte più aziende, oggi possiamo, con le normative e le dimensioni che anche la città alta ci può permettere, avere questa rappresentanza molto coreografica, che è un simbolo dell'estrazione casearia orobica. Ecco, intanto noi possiamo vedere come si stia lavorando per preparare l'allestimento dove verranno appunto esposti gli stand delle aziende che saranno presenti, formaggio protagonista. Poi nei prossimi collegamenti approfondiremo anche le qualità di formaggio che saranno esposte. La filiera casearia resta comunque un punto importante di riferimento per la provincia di Bergamo. Lei ha parlato di futuro, mai come oggi è importante ricordarsi delle radici del passato, preservarle e scegliere anche come proseguire lungo questa strada, guardando ovviamente al domani. Sì, il lattiero caseario è un settore molto articolato e complesso, e rappresenta in Italia una fetta importantissima dell'intero Made in Italy Food. La filiera non solo produttiva ma anche zootecnica è una filiera enorme che dà sussistenza e crea reddito per centinaia di famiglie. Il futuro del settore è molto, molto particolare. Questi periodi ci hanno messo a dura prova. Il nostro settore è riuscito in questi periodi veramente molto difficili a non fermarsi mai. È stato obbligato, essendo un bene primario la proteina del latte, a
essere un elemento di sussistenza anche in momenti molto difficili e diciamo ha dato dimostrazione di resistenza e resilienza veramente molto a livelli veramente molto alti. Il futuro del lattiero caseario è, come dicevo, ha diverse sfaccettature. Quello che noi vediamo come a rischio, parlando del nostro territorio, delle Cheese Valleys, è riuscire a dare futuro alle nuove generazioni che vogliono intraprendere questo mestiere in territori molto particolari e impervi nelle nostre vallate, che se non oggi noi non siamo in grado di trasferire le conoscenze tradizionali e dar valore all'intera filiera e dare eleganza e prospettiva ai giovani, rischiamo che questo compendio, questa professione che è uno stile di vita venga gradualmente abbandonata. L'abbandono non è banalmente solo economico, ma è anche di territorio. Le conoscenze tradizionali del lattiero caseario sono un insieme di best practices, di capacità di non solo saper vendere bene il formaggio, promuoverlo bene, ma di saper gestire i prati, i territori, gli alpeggi, che sono dinamiche veramente molto 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 particolari. Appunto nel progetto Cheese Valleys, che siamo riusciti a nel 2019 ottenere, a far diventare Bergamo città per la gastronomia e per l'UNESCO, ha proprio questo grande obiettivo, questa importante bandiera da portare, che è quella di preservare e rilanciare o riportare in auge un sistema intero che è il risultato, ne vale, della valorizzazione della terra che si calpesta tutti i giorni nelle nostre meravigliose robbie. E anche delle razze autoctone. Sì, le razze autoctone, noi abbiamo da sempre valorizzato questo concetto di valorizzazione dell'identità del territorio, valorizzazione di elementi che sono stati taluni persi per questioni economiche, altri invece dimenticati per anche sistemi molto particolari. E nelle nostre vallate abbiamo due razze particolarissime. Una è la Bruna Alpina originale, è una razza che era sparita dal Libro Genealogico Nazionale e siamo riusciti nel 2016 a reinserirla ufficialmente. Che è un tipo di mucca. Che è un tipo di vacca, assolutamente. E in più la caprorobica, che è un animale meraviglioso, che ha una produzione di latte veramente molto bassa, però è un simbolo di resistenza e lattiero caseario nelle nostre vallate. Per un periodo ovviamente si è... Sì. Abbiamo sentito, dimmi, come dicevi, parlare appunto di futuro, si guarda avanti, quindi ecco, questo settore, come spiegava il tuo ospite, non si è poi mai di fatto fermato anche durante la pandemia. È un settore che guarda appunto alle radici, ma tramanda appunto quelle che sono le conoscenze anche al mondo dei giovani. Allora volevo sapere, questo genere di manifestazioni così settoriali, ma anche che incuriosiscono molto, quale target abbracciano? Allora, questo settore così settoriale, quale target abbraccia? Ma parlando dell'area aerobica e delle tre province che includono le Cheese Valleys, non possiamo dimenticare, anzi, è un rapporto che noi dobbiamo valorizzare, il rapporto stretto con le pianure e con le grandi produzioni, le grandi aziende che ancora oggi distribuiscono i prodotti su tutto il livello nazionale ma anche a livello internazionale. Dall'altra parte abbiamo questa piccola nicchia, questo gran crew di piccolissime produzioni che non hanno i volumi per essere performanti su mercati di grandi dimensioni. Questo non sono delle problematiche ma sono delle opportunità. Abbiamo l'opportunità, facendo dialogare il grande col piccolo, di essere presenti a tutti i livelli della distribuzione e dei luoghi dove vengono valorizzati i prodotti di eccellenza. Ecco, Vittoria, era questo che mi avevi chiesto, perché ho sentito male. Esattamente, grazie Lisa. Okay.
Torneremo fra pochissimo a collegarci con voi da Bergamo e ci siamo addentrati, come vi anticipavo a inizio della trasmissione, in questo tour virtuale alla scoperta proprio dei prodotti tipici del territorio, però con uno sguardo rivolto al futuro. Lo abbiamo sentito, la voglia è quella appunto di portare a conoscenza di più persone possibile i prodotti della propria terra. Ci troviamo a Bergamo, una provincia che abbraccia appunto i prodotti caseari non soltanto specifici del territorio bergamasco, ma allarga appunto queste conoscenze anche ad altri territori vicini. E ora appunto diamo uno sguardo a quelle che sono le principali notizie della giornata. Lasciamo un momento il mondo del formaggio per passare all'attualità. Allora andiamo insieme a leggere i titoli dei principali quotidiani italiani. Siamo sul Corriere della Sera che in apertura alla legge di bilancio, il super bonus, il bonus facciate, chi resta fuori dalla proroga, come cambiano gli sgravi, un tema che sta interessando moltissimo l'opinione pubblica e sta dividendo anche soprattutto quello che è il mondo politico. È ancora un pezzo sul retroscena, manovra, botta e risposta tra Draghi e Franceschini, quindi un retroscena politico. Andiamo su Repubblica.it e scorriamo appunto sulla home page. La notizia di apertura riguarda l'economia, anche in questo caso il grande ingorgo delle merci in crisi, la ripresa economica mondiale, gli effetti in Italia, dal corrispondente appunto che si trova sul territorio inglese. Ancora in apertura invece di ANSA.it, la giornata del risparmio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dice il risparmio delle famiglie contribuirà alla ripartenza. Uno sguardo al Sole, anche in questo caso il bonus facciate verso la legge di bilancio in apertura, come sfruttare lo scontro entro fine anno. E ancora andiamo a riprendere il pezzo di ANSA.it con le parole del presidente Mattarella che vi anticipavo. Oggi si celebra la 97esima giornata mondiale del risparmio con il governatore della Banca d'Italia Visco, il ministro dell'economia Franco, presenti i presidenti dell'API Patuelli e dell'Acri Profumo. La giornata del risparmio è caratterizzata quest'anno da una ripresa dei ritmi produttivi e dei consumi delle famiglie, alle quali è associata una ripresa degli impieghi. Il miglior clima di fiducia potrà contribuire a mobilitare rapidamente una preziosa risorsa come quella del risparmio delle famiglie, tutelata dalla Costituzione, contribuendo alla ripartenza. È il messaggio appunto lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata mondiale del risparmio. E di ripartenza si parla proprio grazie agli ultimi provvedimenti, ve lo anticipavo, dal 15 ottobre appunto l'estensione del Green Pass al mondo del lavoro. Gradualmente si sta lasciando appunto il lavoro da casa, lo smart working, c'è il ritorno in presenza su molti luoghi del lavoro e anche a scuola, e ve l'avevo anticipato, a brevissimo faremo proprio un focus scuola con il nostro ospite in video collegamento. Andiamo ora a leggere appunto quello che è poi uno dei temi chiave delle ultime settimane, appunto il Green Pass sul lavoro. È boom di certificati medici per malattia dal 15 ottobre, un tema che sta dividendo davvero moltissimo l'opinione pubblica in questi giorni. Proprio appunto sono seguiti all'annuncio e poi di fatto all'entrata in vigore dell'uso della certificazione verde nel mondo del lavoro diverse manifestazioni, alcune sfociate anche in scontri, lo abbiamo visto quello che è accaduto a Roma nella capitale. E ancora oggi appunto è un tema che divide, intanto nuove proteste sono annunciate, tema caldo il porto di Trieste, dove appunto i lavoratori non si piegano, diciamo, a questo obbligo. Andiamo a leggere il pezzo del Corriere. Il primo giorno dell'entrata in vigore del Green Pass, venerdì 15 ottobre, i certificati per malattia presentati da lavoratori pubblici e privati sono stati in tutto oltre 93.000. Il venerdì della settimana precedente il conto era ben più basso, 76.000. Una quantità destinata a crescere, lo rileva l'INPS. Lunedì 18 ottobre i certificati ricevuti dall'istituto sono arrivati a 152.780, con un incremento del 14,6% rispetto ad appena 7 giorni prima, quando i certificati erano stati 133.200.
70 è ancora la crescita nella giornata di martedì minore, ma comunque fa ancora sapere l'INPS, i certificati arrivati fino alle 17 sono stati oltre 83.000. Una settimana fa 74.000 con un incremento dell'11,2%. Gli aumenti maggiori si registrano in Lombardia, passata in una settimana dai 32.965 certificati presentati lo scorso lunedì 11 ottobre ai 38.000 di lunedì 18, mentre venerdì erano stati oltre 17.000, numeri in crescita anche in Piemonte. C'è un focus appunto che i colleghi del Corriere fanno sulle varie regioni, perché questo è proprio il nodo della questione, il fatto che l'obbligo della certificazione verde anti-Covid, entrata appunto dallo scorso lunedì 15 ottobre anche nel mondo del lavoro, ha trovato non ben poche resistenze proprio tra i dipendenti stessi, inizialmente anche un po' di caos dovuto soprattutto ad alcuni nodi ancora irrisolti, la questione che riguarda chi appunto doveva controllare i dipendenti all'entrata nelle aziende, nelle sedi di lavoro, che fossero appunto, avessero il Green Pass, a chi invece poi come poter invece snocciolare la questione legata alla privacy, quindi il fatto che ci fossero controlli quotidianamente, fossero svolti a campione. Successivamente è stato firmato un nuovo DPCM appunto dal Premier Mario Draghi per cercare appunto di mettere ordine in questa nuova misura, ma purtroppo appunto le polemiche non sono ancora terminate. E a proposito di questo, infatti c'è un altro pezzo che riguarda Trieste, no pass, ve lo anticipavo, timori per l'arrivo di 20.000 manifestanti, diventa la capitale della protesta, allerta estremisti, il portavoce Puzzar incontra Patuanelli, il movimento si divide, arriveranno da mezza Italia e forse anche dall'estero, alcuni gruppi sono già in città, c'è gente di Vicenza, Verona, Firenze, Bolzano, Milano e Bologna, oltre naturalmente i vicini di casa, appunto Udine, Gorizia e Pordenone. Quindi è attesa una nuova protesta in questo caso, vedremo poi come si svolgeranno appunto i relativi controlli, paura per possibili infiltrazioni e quindi paura per possibili caos, disagi che potrebbero verificarsi, non è cosa nuova, lo abbiamo visto appunto nelle precedenti settimane, quello che è accaduto nella capitale. Io intanto torno a dare la linea alla nostra Elisa, collegata ancora da Bergamo per questo viaggio virtuale alla scoperta del formaggio. A te, Elisa. Sì, siamo con Alberto Gottardi, vicepresidente del progetto Forme, l'abbiamo accennato prima, questo progetto affonda le sue radici ad Expo nel 2015. Esattamente, questo progetto nasce nel 2015 in occasione di Expo su incarico di Camera di Commercio, che aveva la necessità, ci ha dato l'obiettivo di valorizzare le produzioni casearie bergamasche. Tutto nasce dal fatto che Bergamo ha 9 DOP casearie, avendo 9 DOP casearie è di fatto la zona europea con la maggior varietà casearia. L'intuizione è stata quella di utilizzare questo, che è un primato, che quindi anche un accreditamento di territorio, per riuscire a creare un progetto che fosse invece un progetto inclusivo e nazionale. Quindi Forme nasce con due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di appunto di fare rete, di cercare di creare un grande progetto che poi nella nostra intenzione è diventato un movimento economico-culturale, per aggregare tutte le istanze e gli interessi di questo meraviglioso mondo che è il caseario italiano, che tra l'altro vanta 53 DOP, quindi è l'Italia è il paese d'Europa col maggior numero di DOP casearie, la Lombardia ne ha 14 e la Lombardia a sua volta è la regione col maggior numero di DOP, Bergamo 9 a sua volta. Quindi a cascata abbiamo veramente tanti argomenti. La Lombardia tra l'altro è la regione d'Italia con la maggior produzione lattiero-casearia, quindi cioè siamo proprio nel cuore di questo settore. L'obiettivo è stato quello, da un lato, di fare rete, dall'altro invece di valorizzare, cioè di aumentare la percezione di valore, perché vorremmo far fare al formaggio il percorso che hanno fatto altri prodotti e altre nazioni, Francia in testa ma non solo.
Quindi da qui siamo partiti con un progetto che nasce appunto come progetto culturale e abbiamo ogni anno nasce per Expo e ogni anno abbiamo sviluppato degli eventi emblematici. Il più importante fino adesso è stato nel 2019 quando abbiamo portato a Bergamo il più grande concorso caseario, sono gli World Cheese Award, che hanno portato a Bergamo 3.804 formaggi provenienti da tutti i continenti con oltre 270 giudici internazionali per la prima volta in Italia dopo 32 anni. È stato un evento, una celebrazione anche del caseario italiano. E contemporaneamente abbiamo lanciato la prima fiera verticale sul formaggio, a cui abbiamo dato anche un nome simpatico, B2Cheese, From Milk to Market. L'anno scorso abbiamo avuto, come diceva prima anche il Presidente, abbiamo avuto un'edizione digitale che però ci è servita e che dà il lancio all'edizione di quest'anno. Infatti si chiama Forme Future per una ragione molto semplice, perché dobbiamo imparare dal passato. Forme rappresenta, forme tra l'altro, il nome forme viene da formos, che è il contenitore all'interno del quale, viene dal greco, all'interno del quale si formava il formaggio. E quindi partiamo da una radice del passato, dalle nostre tradizioni che sono la nostra anima, che non possiamo mai dimenticare, quello che ci rende diversi e unici, ma dobbiamo anche essere in grado di affrontare il futuro. La pandemia, nella sua disgrazia, Bergamo ne è anche stata particolarmente colpita, ci ha insegnato questo, ci ha insegnato, ha accelerato dei processi di utilizzo di tecnologie digitali che tra l'altro trovate, se dopo avrete modo di andare sul sito vedrete anche la campagna che rappresenta esattamente questi flussi di dati, no? Questi big data che poi arrivano a condensarsi in soluzioni concrete, infatti vedete che in fondo a questo flusso ci sono delle forme di formaggio. Dicevo, Forme è un progetto inclusivo. Quest'anno abbiamo un programma molto ricco, molto interessante. All'interno dei convegni trattiamo veramente molti temi, dalla cooperazione alla formazione, a cui teniamo molto. Abbiamo dato l'impulso alla nascita di corsi per tecnici caseari, perché il futuro sta nei giovani, sta nella capacità di imparare dei giovani, nel comprendere che questa può essere una grande chance. È l'unica cosa che non si porta, puoi portare all'estero tante cose, ma non puoi portare il territorio. Se riesci a valorizzare il pezzo di terra dove sei, che è unico al mondo e che è quello che il mondo ci chiede, abbiamo veramente tanto da guadagnare, abbiamo tanto da costruire. E quindi abbiamo, dicevo, questi incontri, questo ciclo di convegni e tavole rotonde che si chiamano incontri e racconti, parlano di formazione, parlano di biodiversità, parlano di progetti UNESCO. Bergamo è al centro di una serie di progetti UNESCO molto importanti, grazie proprio a questa presa di consapevolezza del valore del territorio, che deve essere però spunto per aggregare dei progetti più importanti. Nel 2019 Bergamo è diventata città creativa UNESCO per la gastronomia, insieme a Parma e Alba, che erano già un distretto. Che oggi viene lanciato dal comune di Bergamo, in una conferenza stampa viene lanciata la nascita ufficiale del distretto della gastronomia delle città creative UNESCO italiane, ed è fondamentale perché noi ci siamo per i formaggi, noi siamo città creativa per i formaggi. Parma e Alba, Parma prosciutto, parmigiano, sì, pomodoro, pasta, Alba per tartufo e la meraviglia che sono le langhe. Il concetto è sempre quello: aggregare, fare rete, valorizzare questa idea magnifica, questo sogno stupendo che il mondo ci chiede, che è l'Italia. Consideriamo che l'Italia, il 90%, più del 90% dei prodotti che nel mondo si vendono come italiani, in realtà sono Italian sounding. Dobbiamo far capire, far cultura, far conoscenza. Parlando con lei, così come con il Presidente, si capisce prima di tutto questa grande passione verso questo settore e poi anche il fatto che con questa fusione di termini italiani, inglesi e il desiderio di preservare la tradizione, ma sembra proprio un modo per traghettarla al domani, traghettarla nel futuro, perché oggi per potersi permettere forse di mantenere dei modi di lavorare che tutto sono tranne che economici, perché lo dicevamo prima, sono territori impervi, sono territori dove le macchine per mantenere il prodotto originale così come è stato pensato non si possono sempre utilizzare, quindi ci vuole la manovalanza, ci vogliono le capacità degli professionisti, della casera che si mettono e anche tramandano, certo, la tradizione, sì, sì, alla famiglia, però tutto questo si rischia di venire perso se
non si riesce a comunicarlo. Se perdiamo i maestri, noi se perdiamo, la prima cosa, non possiamo perdere i maestri. Noi oggi, la nostra generazione, diciamo la generazione che è appena prima della nostra, hanno una grandissima responsabilità. Noi siamo gli ultimi custodi di una capacità di fare che è centenaria, spesso millenaria. Se perdiamo questo, abbiamo perso tutto. Abbiamo perso quello che è la cifra fondante della nostra identità. È per questo che dicevo prima, la formazione è molto importante, ma la formazione deve diventare professionalità a 360 gradi e deve diventare opportunità, cioè dobbiamo riuscire a far capire che questi prodotti, tu parlavi giustamente dei prodotti delle malghe, delle montagne eccetera, che hanno chiaramente, si trovano a lavorare in contesti molto più complessi, è una cosa, è chiaro che è diverso raccogliere il latte in pianura, è diverso raccogliere il latte in montagna, magari con stalle che hanno 10-15 capi per stalla, ma anche il latte di pianura deve avere le sue qualità eccetera. Noi non siamo noi dobbiamo diventare il simbolo dell'Italia. L'Italia è un simbolo, l'Italia è in assoluto, cioè, i prodotti è vero che ci sono i prodotti di montagna che vanno salvati, ma anche i prodotti di pianura, certo. Le quantità le facciamo in pianura, sono altrettanto importanti. Dicevo altre cose, che se posso aggiungere un paio di cosette su questa, sulla manifestazione, ci sono due cose che fanno parte del programma e ci stanno a cuore. Una è facciamo un concorso organizziamo insieme a ONAF, l'Organizzazione Nazionale dei Produttori di Formaggio, un concorso nazionale che si chiama Stupore ed Emozione, proprio perché il formaggio può essere una grande emozione, le cui premiazioni saranno domenica pomeriggio, e Bergamo viene anche insignita da ONAF della qualifica, del riconoscimento di città del formaggio 2021, e viene consegnata al sindaco Giorgio Gori, viene consegnata la targa. L'altra cosa che mi piace moltissimo dire è che quest'anno fra i nostri partner c'è Ascovilo. Ascovilo è l'associazione dei consorzi di tutela dei vini lombardi, sono 13 consorzi di tutela. Questa capacità di fare rete, di stare insieme, di creare progetti più importanti per stare sul mercato in un modo più integrato e per far sì che il valore di l'uno si trasferisca all'altro e la somma sia superiore, cioè il prodotto sia superiore della somma dei fattori, è assolutamente per noi fondamentale. Siamo molto orgogliosi di questo, siamo molto riconoscenti ad Ascovilo di averci dato questa possibilità. Ultima ma non ultima, come dicono gli inglesi, noi abbiamo sempre legato forme anche delle attività di charity. Quest'anno, come l'anno scorso, insieme a RMR, che è l'associazione per le ricerche contro le malattie rare, insieme a loro aiutiamo il Mario Negri, l'istituto di ricerche Mario Negri, in un progetto ulteriormente proiettato verso il futuro, perché hanno lanciato insieme all'Università Cattolica di Roma, hanno lanciato questa iniziativa che si chiama Italian Institute for Planetary Health. Qual è il succo? Il succo è che studiano una serie di fattori che sono collegati, che sono territorio, agricoltura, cibo, alimentazione, salute e territorio, quindi vuol dire ecologia, sostenibilità, in modo clinico, come fa giustamente un istituto come il Mario Negri e come l'Università Cattolica di Roma, per offrire delle soluzioni e delle indicazioni partendo da un punto di vista rigorosamente scientifico. Capite che per noi è importantissimo questo, e quindi noi sosteniamo l'Italian Institute, cioè attraverso ARM, con ARMR, attraverso Mario Negri, sosteniamo questa iniziativa che per noi è veramente di grandissimo importanza. È sicuramente lodevole. Grazie. L'iniziativa si chiama Il formaggio alimenta la ricerca. A fine novembre, inizio dicembre, avremo dei gazebi in piazza dove offriremo formaggio e vino offerto dal consorzio, ancora una volta, del Val Caleppio, che è un vino locale. Locale, certo. Grazie Vittoria, tra pochissimo torniamo insieme con una piccola sorpresa. Grazie Elisa, grazie ai tuoi ospiti. Noi adesso andiamo un attimo in pausa, qualche momento di istante di pubblicità, tra pochissimo, perché nella seconda parte della trasmissione, come vi anticipavo, parleremo di scuola.
ETG più Today, ben ritrovati. Ve lo anticipiamo, apriamo appunto la seconda parte della trasmissione parlando di scuole, perché di scuole notizia di ieri che in provincia di Como è stato abolito il doppio turno d'ingresso per quanto riguarda i ragazzi degli istituti superiori. Dal prossimo lunedì 25 ottobre si torna in classe tutti ad un unico orario, ovvero alle 8, un test non soltanto per quella che sarà la riorganizzazione delle scuole, che tutto sommato già a partire dalla fine dell'estate e i primi giorni di settembre avevano improntato anche un piano proprio per far fronte ad un eventuale turno unico degli studenti con il ritorno appunto in presenza in classe e l'addio alla didattica a distanza, ma sarà anche un banco di prova per quelli che sono i trasporti, il trasporto pubblico locale, che ovviamente dovrà essere rinforzato o comunque mettere in campo tutta una serie di correttivi per tentare appunto di arginare questa nuova misura decisa ieri da un incontro in prefettura. Allora andiamo insieme a leggere il pezzo, l'articolo della collega Michela Vitale su Espansione TV. Scuole superiori, finisce il doppio ingresso, da lunedì 25 ottobre tutti in classe alle 8. Finisce il doppio turno d'ingresso per gli studenti. Da lunedì 25 ottobre gli alunni delle superiori entreranno in aula tutti allo stesso orario, quindi alle 8 del mattino. La decisione è stata presa ed emersa dall'apposito tavolo scuola trasporti coordinato dal prefetto di Como Andrea Polichetti, che si è riunito nella giornata di ieri. La vertenza attualmente aperta tra autisti di ASF, autolinee e aziende non ha quindi inciso su un provvedimento che era stato annunciato nei giorni scorsi. In particolare appunto su questo punto stiamo seguendo la vicenda, ma ora quello che ci interessa appunto è questo cambio di rotta che è avvenuto gradualmente. Inizialmente il tavolo dei trasporti coordinato proprio dalla prefettura di Como a fine estate, inizio di settembre, aveva deciso ancora di far entrare gli studenti delle superiori scaglionati su due turni, uno delle 8 al mattino, l'altro delle 10. Evidentemente era stata rimodulata anche poi l'orario di uscita degli stessi studenti che iniziavano prima e quelli che invece iniziavano appunto l'entrata a scuola successivamente. Eventualmente, guardando anche appunto alla curva del contagio, come si sta evolvendo, la decisione poi che è scattata ieri in prefettura è quella di l'abolizione appunto di questo doppio turno d'ingresso con un turno unico. Sentiamo allora le parole del prefetto. Il tavolo all'unanimità ha confermato che ci sono le condizioni per il ritorno ad un unico orario d'ingresso, ha annunciato il prefetto al termine della riunione che ha coinvolto i sindaci, l'amministrazione provinciale, la regione, l'ufficio scolastico territoriale e rappresentanti dei trasporti. Il risultato è il frutto del lavoro di queste realtà che in questi mesi hanno messo a punto strategie, accolto suggerimenti, studiato e monitorato la situazione senza sottovalutare nulla, dice appunto il prefetto Polichetti. E proprio il prefetto non trascura appunto, come vi anticipavo, questa avvertenza aperta all'interno dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale nel Comasco, con i conducenti degli autobus che stanno mettendo in atto un blocco degli straordinari per il mancato accordo sul premio di produzione. Faccio un appello affinché prevalga il buon senso sia nelle aspettative dei lavoratori che per l'azienda, aggiunto Polichetti. Mi aspetto moderazione e responsabilità per risolvere la questione, così che possano rientrare le proteste e si possa ripristinare il buon servizio che tutti conosciamo. E lo diceva appunto, il nodo della questione è legato non soltanto al sovraffollamento che potrebbe crearsi inevitabilmente all'ingresso degli istituti scolastici con il rientro dei ragazzi delle superiori nell'unico orario, quindi alle 8 del mattino, ma più che altro appunto è capire come si organizzerà il trasporto pubblico locale per far fronte a questo nuovo ingresso ridotto, non più scaglionato, ma appunto al singolo ingresso alle 8 del mattino. E lo capiremo appunto a brevissimo quando riusciremo a collegarci con il preside del liceo Volta di Como, il quale appunto ci farà capire come e quali sono stati quei correttivi messi in campo proprio per tentare di arrivare a questa soluzione. Lo sappiamo, è stato ribadito più volte nel corso di questi ultimi mesi, gli studenti in generale, il mondo della scuola, gli stessi docenti e tutto il personale scolastico, si tratta di una delle categorie che sono state maggiormente penalizzate dal periodo pandemico, la didattica a distanza
ha creato appunto necessariamente una riorganizzazione di quelli che sono i nuclei familiari, appunto con i ragazzi costretti per motivi legati appunto all'emergenza sanitaria a restare a casa, videocollegare, sentire appunto in collegamento sia appunto compagni di classe, compagni di scuola, ma anche lo stesso corpo insegnante. Cosa ha creato questo? Quali strascichi si è portato dietro e soprattutto oggi come si riparte alla vista, alla luce di questa agognata normalità che sembra essere appunto tornata? Intanto diamo uno sguardo anche a quelli che sono appunto i contagi, alla curva Covid, guardando i dati relativi alla giornata di ieri. Ormai lo sappiamo, siamo abituati, nel pomeriggio Regione Lombardia fornisce il nuovo bollettino Covid sui dati aggiornati appunto alle ultime 24 ore. Apriamo sempre l'articolo relativo sulla nostra pagina al Covid in Lombardia. I nuovi casi sono stati 457, il 91% dei cittadini ha aderito alla campagna vaccinale. Tasso di positività è lieve risalita allo 0,4% a fronte di oltre 100.000 tamponi effettuati. I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono 457, in aumento di 2 unità i pazienti in terapia intensiva. Oggi sono 55, mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari, dove i letti occupati sono al momento 280. E questa appunto è l'immagine del bollettino diffuso relativa alla giornata di mercoledì 20 ottobre, quindi di ieri, in attesa che arrivi il nuovo bollettino sui contagi delle ultime 24 ore. Il numero delle vittime sale, 34.130, includendo anche gli ultimi 4 decessi registrati. La provincia con più positivi resta Milano, dove sono 125 nuovi casi, 45 in città. Quella con meno case invece è Lecco con 11 e nel Comasco sono 23 nuovi positivi. Riguardo alla campagna vaccinale, il Premier Mario Draghi ha precisato nella giornata di ieri che in Italia procede più spedita della media europea. Ad oggi l'86% dei cittadini sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinato. Il Presidente del Consiglio ha anche ringraziato tutti coloro che hanno scelto di aderire alla campagna, in particolare i giovani e giovanissimi. Ha invece rilanciato l'appello a vaccinarsi l'assessora al welfare di Regione Lombardia e vicepresidente Letizia Moratti, che ha detto: la battaglia contro il Covid sta dando ottimi frutti, ma non possiamo ancora abbassare la guardia. Parole riferite al 9% dei lombardi over 12 che ancora non ha ricevuto neanche ancora appunto la prima dose di vaccino anti-Covid. Cambiamo argomento, torniamo ora a parlare invece di formaggi con la nostra Elisa, collegata in diretta da Bergamo. Siamo da te. Come puoi vedere abbiamo cambiato location, siamo sempre in Città Alta, ma siamo in una sorta di piccolo paradiso per gli amanti come te dei formaggi. Come puoi vedere alla mia destra ci sono finalmente i protagonisti di questa puntata e noi siamo con Paolo Chiari, che rappresenta la terza generazione di una famiglia di formaggiai e ristoratori, giusto? Esattamente. Cosa abbiamo qui sul banco? Qui sul banco abbiamo lo Strakitund, che è la DOP ormai più famosa, perché è quel formaggio che ha delle caratteristiche uniche rispetto agli altri arborinati italiani. Il Formai de Muta, che è il nostro orgoglio perché è il formaggio dal peggio, quindi il formaggio prodotto sopra i 2000 metri e solo con il latte estivo. In questo caso lo si capisce dal marchio di colore blu. E poi abbiamo il Taleggio, che è ha una grande storia italiana, ma a Bergamo, e quindi una DOP nazionale, ma in realtà a Bergamo ha una consistenza e una produzione, un modo di produrlo un po' diverso dalle altre zone del Taleggio tipiche, come la Valsassina per esempio. E poi, non ultimo, il Branzi, che invece è un nostro formaggio, non è una DOP, ma è un nostro formaggio storico che risale veramente a parecchio tempo fa, quindi c'è addirittura una fiera importante che veniva dedicata a questo formaggio. Ecco, quali sono le caratteristiche da guardare per capire le diverse qualità dei formaggi, intesa proprio come qualità differente tra quelli di produzione su larga scala rispetto a quelli invece di produzione ancora tradizionale? Allora, diciamo che è una domanda molto
curiosa, ma in realtà la risposta deve essere semplice, cioè per questi tipi di formaggi ormai esistono dei disciplinari, quindi non è possibile produrli in modo diverso da quello che è già stato deciso. Quindi sostanzialmente questo è il modo di produrlo e non esiste differenza fra l'industriale e l'artigianale. Perché avete messo dei paletti? Perché sono state poste delle regole oltre le quali non si può andare e quindi bisogna rimanere in quelle regole. È vero anche che ci sono casari più bravi e casari meno bravi, quindi nell'ambito di questi formaggi prodotti nel disciplinare si possono avere dei formaggi migliori e dei formaggi peggiori, però sempre nei limiti di una qualità. Cioè se si decide che per fare questo formaggio va usato il latte dal peggio e va usato il latte solo prodotto da aprile a ottobre, quella è la regola e quello è il tipo di latte. Poi esisterà un latte migliore, un latte peggiore, un casaro più bravo, un casaro meno bravo, però nell'ambito sempre di una qualità di questo tipo. Ecco, noi in vetrina vediamo anche altri tipi di formaggi. Sì. Sono tutti prodotti con latte vaccino o ci sono anche latte di capra? Allora, qui abbiamo una selezione, nel nostro locale noi serviamo soprattutto il prodotto tipico bergamasco. Il prodotto tipico bergamasco è quasi sempre di vacca. Abbiamo qualche cosa di produzione di capra e oltre a quello che vedete bergamasco nel nostro banco c'è anche qualcosa di nazionale come del pecorino di Pienza, perché sui nostri piatti abbiamo anche dei temi diversi, ma molto poco, ma abbiamo dei temi diversi dal tipico bergamasco, quindi abbiamo anche del latte ovino, abbiamo del latte caprino. Però la maggior parte dei nostri prodotti sono di vacca e sono bergamaschi. Ecco, vediamo i diversi colori. È vero anche che è importante la stagionatura. Sì. Il colore a volte segna, oltre alla ricchezza magari di grasso o meno del latte, anche quanto tempo ha atteso il formaggio per arrivare finalmente sulle nostre tavole. Assolutamente sì. Lì non si vede, ma c'è anche del parmigiano reggiano, che naturalmente è uno dei formaggio italiano per eccellenza e man mano stagiona diventa sempre più scuro. La stessa caratteristica si può ritrovare per esempio nel formaggio de mouton, che stagionando esistono delle forme che sono arrivate anche a 10 anni di stagionatura e in questo caso il colore diventa più scuro, ma naturalmente la complessità, come in un grande vino, la complessità aumenta e quindi si scoprono profumi e sapori diversi da quelli tradizionali, diciamo così, di un formaggio che mediamente ha dai sei all'anno di stagionatura, insomma, 6 mesi, un anno di stagionatura. È vero che oggi ci sono addirittura dei casi in cui i formaggi vengono prenotati? Sì, assolutamente sì, soprattutto sui formaggi che hanno delle stagionature molto lunghe e magari inusuali. Non parlando del parmigiano, ma sempre parlando del nostro formaggio de mouton o del più famoso qua nella nostra regione, nella nostra provincia, che è il Bitto Storico, lì vengono prenotati dei formaggi lasciati in stagionatura per anni e anni e magari vengono ritirati dopo 6, 7, 8 anni perché rappresentano un anniversario, rappresentano una ricorrenza particolare per la persona che l'ha ordinato. Ma a proposito di Bitto, peraltro vengono a parte personalizzati, perché in effetti sulle forme viene poi indicato il nome, sì, della persona che ha prenotato, acquistato la forma, ma è vero anche che ci sono delle vere e proprie aste? Assolutamente sì, anche perché sono formaggi con un valore molto elevato. Ricordo anni fa una forma donata o prenotata dal presidente Obama, quindi con la personalizzazione, mi sbaglio, o era Obama? Sì, sì. Esatto, quindi era. Quindi cioè, ci sono delle vere e proprie ricerche di questo tipo di prodotti, perché oltre ad essere affascinanti per la stagionatura sono anche molto buoni, quindi questo è anche interessante. Lei, abbiamo detto in apertura, appartiene a una famiglia che per tradizione insomma lavora con i formaggi e ha contatto con questa meravigliosa arte. Ecco, la capacità, ne abbiamo parlato prima anche con il presidente e il vicepresidente del progetto Forme, di riuscire a tramandare il desiderio e la volontà alle nuove generazioni di proseguire in questo senso. Qual è la bacchetta magica? Come avete fatto voi che ad oggi continuate a proseguire questa tradizione, ad appassionarvi? Allora, per noi credo
anche per Francesco, che ci conosciamo molto bene, è stato facile perché siamo nati in questo mondo e quindi abbiamo scoperto i piccoli segreti fin da subito, quando eravamo anche noi molto piccoli. Quindi per i giovani delle nuove generazioni credo che si possa fare, proprio cominciandoli e facendogli vivere delle esperienze degustative, come il progetto Forme, che dà la possibilità di incontrare questo tipo di prodotto, che ha una sua magia, perché è un po' come il vino, ha una sua magia, da un liquido nasce un solido e con una complessità importante. Quindi è il contrario del vino, da un solido nasce un liquido, nel vino qui nasce da un liquido un solido. Ed tra l'altro un buon bicchiere di vino accompagna sempre un bel pezzettino di formaggio, sì, soprattutto se anche della Val Calepio, come ha detto prima il sì. vicepresidente Gottardi, giusto? Sì. Che è proprio qua della zona. Rosso bianco, cosa facciamo? Ma si possono usare tutte e due, sia il bianco che il rosso. Dipende dal tipo di formaggio. Per gli stagionati cosa abbiniamo? Per gli stagionati è meglio un rosso. Rosso. È meglio un po' più rosso, corposo. Sì. Sì. Rispetto a quello che è la produzione bianca bergamasca è meglio un rosso, sì. Però se si esce un po' da Bergamo si può trovare anche un bianco che si abbina ai nostri stagionati. Un bianco con quelli un po' più freschi, invece più... Un bianco magari un po' più profumato se gli si abbina, come si usa a fare oggi, una marmellatina, un miele, a quel punto il grado di dolcezza sale e quindi si può usare con qualche cosa di più aromatico magari. Grazie Elisa, ti lascio ai tuoi assaggi evidentemente e ti richiedo la linea tra pochissimo perché, come anticipavo, apriamo ora una brevissima parentesi sul mondo della scuola. Al telefono con noi il preside del liceo Volta di Como, Angelo Valtorta. Buongiorno preside, grazie per essere intervenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno, senta, allora da ieri la decisione presa al tavolo di coordinamento in prefettura Como, che di fatto ha abolito il doppio turno d'ingresso, da lunedì prossimo 25 ottobre gli studenti delle superiori entreranno tutti al medesimo orario, e cioè alle 8. Allora, una buona notizia per il mondo scolastico? Ma direi un'ottima notizia per il mondo scolastico, un'ottima notizia attesa da tante famiglie e da tanti studenti. Io approfitto per ringraziare il signor prefetto e tutto il tavolo di lavoro che ha permesso di arrivare a questo epilogo, a questa conclusione davvero attesa e davvero importante. Adesso i nostri studenti potranno entrare alle 8, quindi secondo un orario canonico, e uscire quindi di conseguenza, e quindi affrontare anche turni e un turno di scuola, un orario scolastico più consono davvero a quelle che sono anche le loro esigenze e quelle delle famiglie, ovviamente. Preside, quindi ci sono le condizioni, voi evidentemente eravate già preparati a questa eventuale ipotesi, già a fine dell'estate, insomma, avevate studiato un piano A e un piano B da mettere in campo e finalmente si è andata in questa direzione. Senta, ad oggi come riparte la scuola? Se possiamo partire di ripartenza, evidentemente la decisione scaturita va in questo senso. Certo, allora è una ripartenza. Allora diciamo subito che le scuole non si sono mai fermate, no? Certo. Anche nel periodo più buio della pandemia. Certo, ripartire in presenza al 100% è un'altra cosa, perché la didattica a distanza che in qualche modo, in qualche momento ci ha salvato, per cui meno male che c'è stata nei momenti peggiori, però adesso deve lasciare spazio e deve lasciare il piede libero alla didattica in presenza. Noi i ragazzi sono in presenza al 100% dall'inizio delle lezioni, pur fino a questo momento con orari scaglionati, però le scuole si sono lungamente preparate a questo momento, per cui già da lunedì tutte sono pronte con gli orari, per l'orario, avendo modificato l'orario e modulato sull'entrata unica. Certo.
Senta, appunto, l'abbiamo detto già in questa prima parte della telefonata, la scuola, i ragazzi, ma anche il corpo docente, tutti quanti appunto coloro che prestano la loro attività nel mondo della scuola sono stati tra le categorie più penalizzate proprio dalla certo. pandemia, tanti disagi dovuti appunto alla DAD, alla didattica a distanza, al fatto di non trovarsi insieme, la scuola appunto come mondo anche per condividere esperienze, soprattutto in anni così particolari, penso anche ai ragazzi più piccini, non soltanto appunto quelli del suo istituto. Ad oggi appunto quale l'animo che serpeggia e che vede appunto nei volti dei suoi studenti? E soprattutto una seconda domanda, si fa un gran parlare già in Italia appunto del mascherine in classe, sì o no? Lei al momento come la pensa? Si va troppo di fretta, guardi, si corre? Allora, per quanto riguarda quest'ultima domanda, la mascherina in classe, noi l'abbiamo resa obbligatoria, nel senso che purtroppo gli spazi delle scuole non sempre consentono il metro di distanziamento tra rima boccale, perché la norma dice che laddove c'è il metro di distanziamento la mascherina non sarebbe anche non necessaria, certo. Però laddove invece non c'è il metro di distanziamento si può derogare mettendo tutti in presenza, ma con la mascherina obbligatoria. Noi comunque abbiamo reso la mascherina di fatto obbligatoria nelle classi per tutti gli studenti e ovviamente in tutti gli spazi comuni della scuola. La mascherina è un dato di fatto, protegge, per cui c'è da dire che poi noi siamo potuti arrivare a questo punto, cioè al punto di ritornare tutti in presenza grazie anche all'alta percentuale delle vaccinazioni. Assolutamente. Cui, altrimenti, ripeto, non sarebbe stato possibile, perché l'anno scorso di questi tempi, quando eravamo al 50% delle presenze a rotazione settimanale, con 6 classi in quarantena l'anno scorso di questi tempi. Quest'anno classi in quarantena non ce ne sono dopo 6 settimane di lezione. Questo è un segnale molto importante e guardi che i ragazzi stanno davvero riappropriandosi di una socialità, di un modo di venire a scuola che avevano quasi tra virgolette dimenticato, per cui in questo momento il clima è quello di fiducia, di speranza, di una socialità ritrovata che mancava da troppo tempo. Ovviamente le scuole continueranno a mettere in atto tutte le precauzioni del caso, per cui il principio del distanziamento all'interno della scuola, evitare assembramenti, la mascherina, l'igienizzazione frequente delle mani, il ricambio d'aria tra un'ora e l'altra di lezione, per cui anche solo per pochi minuti, però è importante, quindi mettere in atto tutte quelle piccole ma importanti accortezze, procedure raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ecco, questo ci aiuta a rafforzare questa presenza al 100% degli studenti in scuola. Grazie, grazie davvero Preside, grazie per essere grazie intervenuto. Io non so grazie se abbiamo tempo per un ultimo collegamento, i saluti finali da Bergamo, chiedo alla regia appunto di farmi capire o se siamo in chiusura. Ecco, torniamo a Bergamo dall'Elisa per i saluti finali. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi ti saluto qui da dove siamo partiti, dalla Piazza Vecchia in Città Alta. Nel frattempo ci ha raggiunto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, e Carlo Bo, sindaco di Alba, che sono arrivati a Bergamo proprio per firmare quell'accordo del distretto, come hanno anticipato i nostri ospiti oggi durante questa puntata. Da Bergamo è tutto, grazie mille, ti restituisco la linea.
Grazie, grazie Elisa per questo viaggio alla scoperta del mondo caseario. Noi parleremo ancora di scuola, di quello che sta accadendo in provincia, appunto di Como e in città, nell'edizione del telegiornale delle 12:30. Grazie per averci seguito e una buona giornata.